Svegliati Alessandria, oggi è sabato 3 dicembre 2022, ci troviamo qua in Viale Teresa Michel, in questo piccolo tratto di strada, dove ultimamente l'amministrazione comunale ha chiuso con delle fioriere che vedete qui davanti a noi, per garantire più sicurezza ai ragazzini che vanno a giocare a calcio in questo campo, che adesso c'è questo telo, non si vede tanto bene, però c'è un campo da calcio e quindi tutto sommato ci sembra una soluzione piuttosto positiva, però al tempo stesso ci fa così sorgere Altre domande, vero professore? Innanzitutto, sì. Buongiorno. Beh, intanto è, non dico singolare, però è abbastanza particolare che per garantire la sicurezza, per carità, è una preoccupazione giusta di pedoni, in questo caso, si sia chiuso un tratto di strada. Bisognava forse, ma non lo so, adesso ragionando magari potremo capire il perché. Forse bisognava anche pensare ad altre soluzioni, se ce ne sono. E anche perché una volta chiuso questo tratto, la gente, gli automobilisti che vogliono comunque entrare in questa corsia entrano nel parcheggio qui di fronte, escono davanti a noi, quindi tutto sommato forse in modo più ridotto, però riproducono la stessa problematica. Però lì in fondo, adesso andremo a vedere, c'è un velo ok, andiamo a vedere. Adesso andiamo, ci spostiamo. Eccoci qua, ci siamo spostati e siamo venuti a vedere questa colonnina dove c'è scritto controllo elettronico della velocità, però professore, è diventata una sorta di cestino addirittura della spazzatura. Mi sembra che dentro ci siano cose di questo ecco genere. Così almeno, eccolo qua, lo abbiamo inquadrato benissimo. Allora se questa cosa qua comunque aveva un senso, esatto, perché su questo tratto di via Teresa Michel le macchine sfrecciano e indubbiamente sfrecciando possono in effetti in velocità entrare in quel tratto di strada, potevano entrare in quel tratto di strada che è stato chiuso. Quindi la radice del problema è la velocità con la quale gli automobilisti da questo tratto, ma anche dal tratto di là di via Teresa Michel, quello che arriva dal cimitero, adesso poi andremo a vederlo, arrivano in velocità. E quindi il problema, la radice del problema è rallentare le macchine che sfrecciano su questo tratto e su quell'altro tratto. Quindi se aveva una logica e magari non era legittimo, però con la stessa logica, con lo stesso ragionamento, si doveva intervenire sulla velocità. Esatto. E quindi con altre soluzioni. Non siamo noi a indicarle, però si parla del cuscino berlinese e dei lampeggianti, sì. Una illuminazione magari più forte,
anche una segnaletica, diciamo, professore, orizzontale diversa. Che i quattro vasi che sono stati posizionati lì in fondo sono praticamente a costo zero, forse è anche una questione di costi, ecco. Sì, per carità, per carità, ha una sua validità, perché noi abbiamo letto qualche polemica, però alla fine, però ripeto, se vogliamo intervenire alla radice del problema, non è mettendo i quattro vasi, sì, vabbè, lì tagli proprio la testa al toro, però il problema della velocità qui esiste comunque, esatto. Non è più spostata su quel tratto, certo, di strada, ma rimane, certo, su questo. E ricordiamo che dal lato opposto, sotto dal viale verso dal nostro lato, sono state investite anche delle persone sulle strisce pedonali addirittura. Esatto. Una soltanto poche settimane fa. Esatto, quindi anche perché il problema è su tutta la via, da ambedue le carreggiate. Esatto. Adesso magari ci spostiamo, andiamo a vedere quello vicino al cimitero. Va bene, d'accordo. E mi sento qui, almeno da quest'altro lato, di criticare questa corsia ciclabile che lì in fondo forma una specie di zigzag molto pericoloso per attraversare, quindi i ciclisti qui in tema sicurezza sono poco tutelati, ecco, se non dalle strisce che, insomma, gli automobilisti pongono poco attenzione, ecco. Va bene, adesso ci spostiamo dal lato opposto e vediamo un altro problema che c'è in viale Teresa Michel. A dopo. Ecco che ci siamo spostati, ci troviamo qua a due passi dal piazzale Vittime della Strada, forse un nome che descrive molto bene il luogo dove siamo ora. Comunque, viale Teresa Michel, ci siamo spostati di pochi metri rispetto a prima e vogliamo mettere in evidenza un altro punto critico che andrebbe sicuramente attenzionato, che è questo: l'attraversamento pedonale, appunto, da questo piazzale Vittime della Strada a dove siamo noi sul marciapiede, professore. Qui le auto sfrecciano da via Monteverde, arrivano abbastanza veloci e qui c'è il passaggio pedonale. Hanno una sorta di gincana, prendono velocità e si trovano esattamente a 20 metri questo passaggio pedonale che è ben segnalato anche prima. Sì, ci sono i cartelli, eccoli qua. Anche prima c'è un cartello, ma indubbiamente, vedete, è un continuo arrivare di macchine ed ecco che a specchio si riproduce la stessa situazione dell'altro lato, cioè si arriva in velocità e poi, prima del piazzale del parcheggio che abbiamo visto, sì, no, di fianco al campetto, questo qua, il campetto dell'Asca, sì, giravano velocemente sulla destra, dove è stato chiuso con dei vasi. Quindi il problema, come abbiamo cercato di sottolineare, è quello di ridurre la velocità sia in questo tratto che nel tratto opposto, e quindi riducendo la velocità, che comunque è un pericolo oggettivo, non è tanto solo riferito a quel tratto di strada chiuso, è un pericolo oggettivo. Qui è stato, mi sembra, investito qualcuno, certo, su questo, certo, tratto, certo, no? Più di una persona. E quindi ricordiamo che una volta c'erano dei dossi artificiali. Certo, proprio qua. Proprio qua. C'era un dosso artificiale, lo ricordo molto bene, poi purtroppo a causa delle intemperie atmosferiche la neve fu divelto dalle lame dei trattori, dei spazzanevi, e non c'è più. Quindi forse sarebbe meglio prendere un'iniziativa anche per questo tratto di strada, adesso non dico di metterci delle fioriere e chiuderlo, ma comunque cercare una soluzione, ecco, perché qui
il cittadino che lascia la macchina, l'auto qua in questo piazzale per andare a trovare il caro al cimitero, il caro defunto al cimitero, può raggiungerlo. Può raggiungerlo. Quindi niente, professore, abbiamo... a questo punto le nostre modeste riflessioni le abbiamo esplicitate e vi salutiamo. Ci vediamo in un prossimo servizio. Buon weekend. Svegliati, Alessandria.